Crisi ucraina, telefonata Biden-Zelensky, Kiev alle compagnie aeree, non volate sul Mar Nero, Lituania fornisce contraerea, allerta profughi. Steinmeier, il Cremlino sciolga questo cappio, appello del Papa, necessario ogni sforzo per la pace, l'ansia degli ucraini in Italia. L'Europa fa i conti con la dipendenza energetica dalla Russia, i rischi in caso di conflitto o di sanzioni a Mosca. Il governo mette a punto gli interventi contro il caro energia, la maggioranza, misure immediate e adeguate, Fratelli d'Italia, sono insufficienti. Graduale riduzione della curva Covid, il ministro Speranza, serve ancora cautela, mascherina fondamentale al chiuso. Arrestato il dottore della mafia, i carabinieri svelano il suo camuffamento, gestiva un maxi traffico di droga. Ciao ciao della rappresentante di lista in testa alle classifiche, il festival è una bolla, ci racconta il duo, adesso inizia la vita vera e alla vigilia di San Valentino l'amore è il colore con cui ti alzi la mattina. Ucraina ancora stallo, Biden a Zelensky, avanti con la diplomazia, ma se la Russia attacca risposta decisa. Kiev e la compagnia aerea, non volate sul Mar Nero. L'appello del Papa a fare ogni sforzo per la pace, l'angoscia della comunità ucraina in Italia, timori per i familiari in patria, le testimonianze degli italiani a Kiev. Per strada, volto scoperto in questa prima domenica senza l'obbligo della mascherina, contagi ancora in calo da martedì, super green pass a lavoro per gli over 50. A Los Angeles tutto pronto per il Super Bowl, il match di football più atteso dell'anno negli Stati Uniti, fino a $70,000 per un biglietto. Ultima tappa della nostra inchiesta su chiese e mafia, il TG2 a Brancaccio, dove i preti non si fanno chiamare donna. Nel solco della storica omelia del cardinal Pappalardo ai funerali del generale Dalla Chiesa. Germania a rischio guerra se Putin attacca, sanzioni immediate, si temono ondate di rifugiati, diplomazia al lavoro, il Papa, serve ogni sforzo per la pace. Conflitto, calamita per estremisti di destra da tutta Europa, il comandante del ROS al TG3, già migliaia i combattenti da entrambe le parti. Covid, continua il calo dei contagi e dei ricoveri, primi risultati per un vaccino contro tutte le varianti, l'immunologa Viola, ospite del nostro giornale. Il caro energia spinge i prezzi, i consumatori, rischio stangata da 38 miliardi per le famiglie verso un intervento nel prossimo Consiglio dei Ministri. Arriva il bonus per l'assistenza psicologica nel decreto mille proroghe, speranza e impegno per la salute mentale al tempo della pandemia. Un'altra banda di ragazzi fermata a Milano, 5 minorenni arrestati, botte, minacce, rapine ai danni di altri giovani nella zona del Politecnico. Il giorno del Super Bowl, l'America si ferma per la finale del football nel segno dell'orgoglio nero, rap, hip hop, inno, seguito da Mickey Guyton, cantante country afroamericana. Buonasera e buona domenica a tutti, vediamo subito insieme i fatti più importanti di oggi. Questione di giorni, forse di ore, per il Pentagono l'invasione russa dell'Ucraina è vicinissima. Mosca nega e parla di isteria americana. Berlino, situazione critica. Il Papa a fare ogni sforzo per la pace. Tra i nostri connazionali, dopo l'invito della Farnesina a lasciare il paese, molti partono, qualcuno resta. Qui abbiamo famiglia e lavoro. Con il caro energia, secondo Assutenti, si rischia una stangata da 38 miliardi, impennata del grano, più cari anche pane e pasta. Attese nuove misure del governo, via anche al raddoppio della produzione italiana di gas. Super bonus, ancora polemiche. Giorgetti, droga all'edilizia. Patuanelli, attacco ai 5 Stelle. E contro le frodi arriva il bollino antitruffa. Il ministro Speranza va molto meglio, ma abbiamo ancora bisogno di cautela. Omicron ha provocato più casi nell'ultimo mese e mezzo che in tutta la pandemia, ma i vaccini hanno ridotto moltissimo le ospedalizzazioni. La campagna non deve rallentare, anche oggi netto calo di contagi, ricoveri e decessi.
Arrestato Giuseppe Guttadauro, 73 anni, esponente di spicco di Cosa Nostra, coinvolto in numerose inchieste. Ex primario dell'ospedale civico di Palermo, era finito in carcere per la prima volta 22 anni fa. Tra le nuove accuse, traffico internazionale di droga. In manette anche il figlio. Con un gol di Leao il Milan batte la Sampdoria e vola in testa più uno sull'Inter che ha una partita in meno. Vince il Verona, Bari, Empoli, Cagliari e Genoa Salernitana. Stasera sfida Atalanta-Juve per la zona Champions. Quando manca pochissimo Sassuolo e Roma sono sul 2-2 e in America è la notte del Super Bowl. Dopo la vittoria a Sanremo di Mahmood e Blanco con brividi, spopolano le parodie sul web. Brividi per il Covid o che diventano cinici, oppure delivery con la consegna delle cene a domicilio. Risate e divertimento sull'onda di un grande successo anche oltre confine. Joe Biden e il presidente dell'Ucraina Zelensky nel corso di un colloquio telefonico si sono detti d'accordo sulla necessità di continuare a perseguire la diplomazia e la dissuasione in risposta al rafforzamento militare della Russia al confine con l'Ucraina. Kiev invita le compagnie aeree a non volare sul Mar Nero e annuncia di aver ricevuto dalla Lituania una fornitura di sistemi missilistici terra-aria e aiuti militari dall'America. Il presidente tedesco uscente Steinmeier è stato rieletto per un secondo mandato, 66enne, socialdemocratico, due volte ministro degli esteri nel governo di Angela Merkel, è stato riconfermato dall'Assemblea federale al primo scrutinio con ampia maggioranza. Subito dopo lo scrutinio, il contatto, la telefonata con Putin, sciolga il cappio attorno al collo dell'Ucraina e non sottovaluti la forza della democrazia, le sue parole, quasi un avvertimento. Il caro bollette fa volare i prezzi del commercio al dettaglio con una moltitudine di prodotti che a gennaio hanno risentito dei rincari di luce e gas. L'aumento dei costi patito da imprese ed esercizi commerciali viene scaricato sui consumatori finali attraverso aumenti che di questo passo potrebbero determinare subire una stangata da 38,5 miliardi che peserebbero appunto sulle tasche delle famiglie, lo denuncia un report di Asso Utenti. Diventa un caso per la maggioranza e il governo il superbonus edilizio. Il Movimento 5 Stelle non arretra e per bocca del ministro Patuanelli denuncia: sono tutti contro di noi, se è già iniziata la campagna elettorale basta che lo dicano. Il riferimento sembra essere al ministro dello sviluppo Giorgetti, il leghista, che in una intervista ha dichiarato: stiamo drogando l'edilizia. Ma la tensione tra i partiti sale anche sulle concessioni balneari e sulla decisione della Consulta sui referendum. E in arrivo un vaccino efficace contro tutte le varianti del Covid. Buoni risultati dei test, rivela l'Istituto Superiore di Sanità. Curva sempre in discesa, circa 52.000 i nuovi contagi, ancora in calo le vittime, 191 nelle ultime 24 ore. Ottimista il ministro della Salute, Speranza, ma avverte, serve ancora cautela con mascherine al chiuso e in presenza di assembramenti.